po' claudicante per la gamba, però ragazzi, adesso io cerco di prenderla anche un po' a ridere, eh. Quando inizia la partita? Ah, è già finita. Ma perché qua la situazione è tragica, ragazzi. Qua non si è riusciti a fare neanche un gol, a impensierire seriamente la retroguardia del Genoa. Sono sincero, io ero convinto oggi riuscissero a vincere di riffo di raffa, ma la situazione è molto preoccupante, eh? Cioè tutta la gara è stata pensata, preparata, orientata nel cercare di svuotare il centrocampo, avere quanti più possibili giocatori sull'esterno e cercare di arrivare a crossare per un giocatore dentro la rigore che a volte spesso nemmeno c'era, perché comunque Vlahovic veniva abbastanza fuori a prendere il pallone in zona di rifinitura. Quindi una prestazione pienamente insufficiente, un risultato pienamente insufficiente. La cosa che un po' mi dispiace, ragazzi, è che anche se poi uno si mette a contestare, sembra quasi che faccia un torto a qualcuno. Cioè, sta roba non è sufficiente, lo dico per l'ennesima volta. È qualcosa che non si può alla Juventus accontentarsi in questo modo contro, cioè sono qua ancora allo stadio, contro un Genoa che viene a Torino semplicemente per cercare di tornare a casa con un bel ricordo del pomeriggio, perché la salvezza ce l'ha. Cioè, eri te che dovevi fare i punti oggi, per l'ennesima volta non li fai. Io ero lì davanti alle panchine oggi, Io oggi ero davanti alle panchine. Ho visto tutto il tempo Allegri. Mai una mezza indicazione alla squadra. Sempre solo chiedere di allargare il gioco. E allarga, e allarga, e allarga, e allarga. Cambi, sempre in ritardo, sempre in ritardo. Fine, ha iniziato a far scaldare Rabiot, Ealing e Yildiz al minuto 20. Io pensavo che almeno uno o due nell'intervallo, invece sembra quasi alla Juve che lo 0-0 sia qualcosa di bello. Poi ragazzi, i giocatori, cioè, oggi dal vivo magari è estremizzato ancora di più, non lo so se è stato oggi, se è sempre così, è la prima volta che vengo allo stadio quest'anno a Torino, però i giocatori, ragazzi, segni di tentennamento continui, sempre con un timore di giocare la palla senza nessun senso. Cioè, oggi sembrava quasi che i giocatori stessero giocando una finale di Champions League, tremava le gambe. Poi preparazione no, preparazione alla partita è sempre no. E qua bisogna invertire la tendenza, ragazzi, che sia un discorso tecnico, che sia un discorso tattico, che sia un discorso emotivo. Cioè qua non ci si salta fuori, È l'ennesima partita che non vinci, non hai neanche la possibilità di dire il punticino rosicato al Bologna. Il Bologna ha vinto, Insomma, me la gioco, la previsione si dirà che non abbiamo preso gol e siamo tornati a non prendere gol ed è importante, ma ragazzi, bisogna anche farlo il gol, Abbiamo parlato ieri delle parole del senza palla, anche stamattina abbiamo estremizzato questo concetto. Senza palla non si fa gol, senza palla al massimo non si prende. Oggi non l'hai preso, non si può essere soddisfatti. Stadio arrabbiato, Cioè, il clima allo stadio non è un bel clima, nonostante tutte le persone siano comunque innamorate della Juventus e qui a sostenere la Juventus, a urlare durante il coro e a urlare durante le formazioni. Questa cosa è bella, è una cosa molto bella da parte dei tifosi e sono contentissimo di essermi intrattenuto all'interno di questa cornice, di essere stato presente all'interno di questa cornice, di aver dato il mio contributo quando c'era da darlo, ma sia a fine primo tempo sia a fine partita, ragazzi, ero molto arrabbiato, Io ho cantato quando c'era da cantare, ma fine primo tempo, fine partita, credo che sia giusto contestare, perché non è un singolo episodio, non è la singola partita. Cioè, mettersi anche qui a parlare della partita, di cosa parli della partita? Proviamo a fare un gioco, quanti minuti di video potrei dedicare all'analisi della partita? Perché oggi nella partita non è accaduto niente, fa niente, è la partita più blank del quale ho ricordo. Sapete che partita mi ha ricordato? Sampdoria Juventus 0-0, la seconda terza di campionato l'anno scorso a Genova. Si vede che con le genovesi dobbiamo fare questo tipo di partita. E ricordate quel meme del tondo? Ecco, oggi abbiamo continuato a ricalcare i bordi del campo.
questi passaggi in verticale, con questa manovra sempre lenta, sempre scontata. L'unica volta che abbiamo provato un pochettino a cambiare nella strada partita è quando è entrato Yildiz, che solo a tre quarti o comunque dentro il campo riusciva a dare quello strappo, a creare superiorità numerica, a giocarsi uno contro uno in una zona di campo diversa sempre dall'esterno. È sempre esterno, sempre esterno, sempre esterno. E se gli altri poi difendono bene dentro il campo. Un'altra partita che mi ha ricordato è Fiorentina-Juventus. Noi oggi eravamo la Fiorentina d'italiano contro la Juventus, con la Fiorentina che continuava a cercare di andare sull'esterno e buttare dentro i palloni. Poi il nervosismo c'è, e anche l'espulsione di Vlahovic credo che sia un segnale che va in quella direzione lì. Non siamo sereni, non siamo sereni allo stadio, non siamo sereni in campo, non siamo sereni in panchina, penso nemmeno in dirigenza. Io devo ringraziare soltanto Adidas per l'invito allo stadio di oggi, perché avevo bisogno di essere, ritrovare un pochettino quell'energia, quella verve, quel sentimento veramente da tifoso, e sono contento di essere stato qua. Però io ho avvertito tanti tifosi che erano veramente distrutti, non se ne può più, non se ne può più. Le motivazioni trovatele voi, io vi dico solo che non se ne può più. E pensare di aver reso questo lo standard di rendimento della Juve, per me è la sconfitta più grande. Non è tanto la sconfitta non vincere col Genoa, è sapere che questo è lo standard di rendimento della Juventus. Si è pressato alto i primi, credo, 5 minuti del primo tempo, e poi sempre lenti, sempre in orizzontale, sempre scontati, sempre a crossare, come se, ecco, avessimo dei saltatori che, cavolo, di testa proprio infallibili. Infatti credo che non sia una coincidenza che il giocatore più pericoloso della Juve nel primo tempo sia stato Gatti, che è un difensore. Spesso e volentieri si ritrovava lui a concludere, a chiudere l'azione. Io non riesco neppure né più a essere arrabbiato alla fine della partita. Mi arrabbio dentro la partita, mi sono arrabbiato tantissimo. Vedrete la live reaction, ve la porterò. Anche se è stato uno 0-0, c'è stata una live reaction di rabbia pura. Però io alla fine della partita sono solo sconsolato e con un gran mal di pancia. C'ho veramente solo mal di pancia al termine della partita, perché ormai c'è l'abitudine. Ormai questa è diventata l'abitudine della Juventus, una Juventus che deve qualificarsi in Champions, una Juventus che deve cercare di concludere al meglio la stagione, una Juventus che giocava un'annata dopo quella dell'anno scorso, che è stata un'annata da dimenticare, bisognava essere anche più cattivi. Una Juventus che non può essere la Juventus vera, almeno questa non è quello che credo possa essere la Juventus. Bisogna al più presto cercare di invertire questa tendenza. L'unica cosa che posso dire al termine di questo video è che saranno giorni difficili, perché c'è la pausa nazionale. Sempre forza Juventus, arriveranno giorni migliori, ma questa è una roba scandalosa. Tant'è che il Genoa credo che abbia avuto anche quell'occasione nel primo tempo, che è stata molto impattante, molto pericolosa, e a un certo punto sul finale avevo più paura di perderla che possibilità di pensare di vincerla. E questo non può essere assolutamente il pensiero di tifoso della Juventus allo stadio. Mi spiace, questo non può essere. Questa non è la Juventus. Stop, non mi sento di dire altro. Fatemi sapere un po' la vostra, vi carico il video molto velocemente, perché ci saranno delle problematiche relative alla rete. Poi vi porto una chiacchiera insieme a Maschera tra poco, quando saremo in macchina e ascolteremo anche i post partita vari. Ma così non si può andare avanti, ragazzi, situazione inconcepibile.